Marsala, servizi antidroga dei carabinieri arrestati, madre e figlio per droga. Mazara si è insediato ieri pomeriggio il sindaco Quinci, oggi il giuramento degli assessori. Aeroporto, vertice Airgest Gesap, ieri a Palermo insediato il comitato nominato da Musumeci. Palermo sul futuro degli enti locali, presso un confronto tra l'Anci Sicilia e la Regione. Mazara, Francesco Ferrara, questa mattina il primo incontro del progetto Il Pesce Colore del Mare. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Apriamo con l'insediamento ieri pomeriggio del neo sindaco di Mazara, Salvatore Quinci, il servizio. Si è ufficialmente insediato il neo sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci. Ieri, poco dopo le 14, c'è stato il passaggio di consegna ufficiale a Palazzo dei Carmelitani tra il commissario straordinario del comune Antonio Lopresti e il primo cittadino, dopo che poco prima l'ufficio elettorale centrale aveva proclamato Quinci eletto alla carica di sindaco a seguito del turno di ballottaggio di domenica scorsa. Una breve cerimonia nel corso della quale un emozionato neo sindaco ha indossato per la prima volta la fascia tricolore. Presenti al Comune il commissario Lopresti, il segretario generale Antonella Marascia, i dirigenti comunali, gli assessori designati, vari consiglieri comunali eletti e così via, tra cui tanti supporter. Ringrazio innanzitutto il commissario straordinario dello Stato. Ringrazio i dirigenti tutti e tutti i dipendenti per l'accoglienza. Ringrazio tutti gli amici, i sostenitori, gli assessori designati che diventeranno assessori della prossima giunta, i consiglieri che saranno proclamati a breve, e tutti gli altri amici e sostenitori che sono qui presenti. Ringrazio tutti intanto perché tutti quanti noi abbiamo contribuito davvero alla regolarità amministrativa del percorso elettorale che ci ha portati qui oggi e soprattutto invece al percorso politico che ci ha portati a essere oggi il sindaco di Mazara del Vallo. Noi abbiamo grandi progetti, ma a me piacerà adesso, ma molto brevemente, ricordare una frase che ho pronunciato nel mio ultimo comizio elettorale. Sarò il primo cittadino, perché essere il primo vuol dire essere il primo a lavorare, essere il primo a faticare, il primo a dare l'esempio, essere il primo per aiutare gli ultimi di questa città. Ed è una vita che io mi sto allenando per tutto questo. Grazie a tutti. E questa mattina a Palazzo dei Carmelitani si è tenuto il giuramento degli assessori. Vito Villardello è stato nominato vice sindaco. Sentiamo. Fra un po' gli assessori giureranno, si insiederà la giunta e subito ci siederemo per il primo incontro di lavoro. Io ho detto che faremo almeno un paio di incontri, di riunioni, di giunta alla settimana, perché Mazara ci ha affidato una grande responsabilità, i cittadini mazzaresi ci hanno affidato i loro sogni e le loro speranze e noi non soltanto non vogliamo deluderli, ma abbiamo la passione, la determinazione e le competenze per guidare questa città e i suoi cittadini verso una prospettiva che guardi al futuro con speranza. E sempre a proposito del giuramento dei neoassessori, vediamo assieme le deleghe. Vito Bilardello, lo abbiamo detto, vice sindaco, ma anche welfare, politiche giovanili e sport. Germana Bagnato, turismo, sostenibilità e agricoltura. Caterina Gate, bilancio, programmazione, patrimonio, società partecipate. Vincenzo Giacalone, innovazione, smart city, trasparenza, politiche comunitarie, innovazione, servizi demografici e attività produttive. Michele Reina, lavori pubblici, servizi alla città, urbanistica, territorio, ambiente, infrastrutture e arredo urbano. Il sindaco Salvatore Quinci ha trattenuto per sé le seguenti deleghe: Polizia Municipale, Protezione Civile, Spettacoli, Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Interculturali e del Personale. Passiamo alla cronaca. Servizi antidroga effettuati dai carabinieri della compagnia di Marsala, arrestati madre e figlio, e i particolari nel servizio. Nei giorni appena trascorsi, a seguito di uno specifico servizio effettuato per contrastare il commercio di sostanze stupefacenti nei quartieri popolari di Marsala,
i carabinieri della compagnia di Marsala hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio la 63enne Antonia Prinzivalli e suo figlio, il 44enne Leonardo Agostino Prinzivalli. In particolare, nell'ambito del servizio denominato periferie sicure, nel pomeriggio di venerdì 10 maggio i militari dell'Arma, unitamente al personale della compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento Sicilia e con l'ausilio di Ron ed Ulisse, due pastori tedeschi dell'unità cinofora dei carabinieri, nel corso di una serie di perquisizioni domiciliari hanno rinvenuto presso le abitazioni di Antonina Prinzivalli e del figlio Leonardo un ingente quantitativo di droga e materiale necessario per il confezionamento dello stupefacente. In particolare, nell'abitazione della donna, già nota alle forze dell'ordine per i reati specifici, sono stati rinvenuti oltre 70 grammi di marijuana e circa 3.000 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio, verosimilmente provenienti dall'attività di spaccio. Non è sfuggito inoltre al fiuto dei pastori tedeschi Ron ed Ulisse dei Cinopoli di Palermo il 1,5 kg di marijuana e di 150 grammi di hashish che Leonardo Prinzivalli nascondeva in un soppalco ricavato all'interno del bagno della propria abitazione. Anche il 44enne marsalese, così come sua madre, è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione e di denaro contante, con ogni probabilità frutto dell'attività illecita del commercio di stupefacenti. A termine delle operazioni di perquisizione, i principali sono stati condotti presso la caserma Silvio Mirarchi, dove, all'esito degli accertamenti svolti sul proprio conto, sono stati tratti in arresto. Il giudice lipetano, a seguito dell'udienza di convalida, ha disposto per entrambi la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, oltre all'obbligo di dimora nel comune di residenza per il solo Leonardo Prinzivalli. Nuova opportunità per i comuni di accedere ai fondi del piano per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti messi a disposizione dalla Regione. Il dirigente generale del Dipartimento dell'Energia, Salvatore D'Urso, ha riaperto i termini dell'avviso per consentire ai 47 enti locali ad oggi esclusi di ottenere il finanziamento del PAESC, il piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima, e procedere così all'individuazione degli energy manager e figure che avranno appunto il compito di redigere questi piani e di guidare le amministrazioni alla riduzione delle emissioni del 40%. Entro il 2030. Questo bando è riservato ai 47 comuni dell'isola che per varie motivazioni non avevano partecipato al precedente avviso, le cui istanze erano risultate non ammissibili. La stagione delle riforme si apre con l'approvazione di una legge governativa che punta a snellire le procedure burocratiche nella pubblica amministrazione. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, commentando l'approvazione da parte dell'ARS del disegno di legge governativo sulla semplificazione amministrativa. È un omaggio ai cittadini stanchi e esasperati di attendere lacci e cavilli di certa burocrazia, ha dichiarato il governatore. Mi fa piacere che tutto il Parlamento abbia con responsabilità condiviso questo obiettivo prioritario. Primo convegno del progetto Il pesce colore del mare. Questa mattina l'Istituto Francesco Ferrara di Mazara presenta tra gli altri il neosindaco Quinci. Sentiamo. E oggi diamo inizio al progetto Il pesce colore del mare, finanziato dal Dipartimento Pesca dell'Assessorato regionale. Non potevamo avere inaugurazione migliore, in quanto presenzierà a questa apertura, a questa manifestazione, il primo cittadino, il sindaco dottor Salvatore Quinci. Ero sicura che sarebbe venuto, perché questo progetto porta la sua firma, in quanto fino a qualche tempo fa era presidente del Consiglio della nostra scuola, ma non soltanto per questo, perché è veramente una persona attenta alle politiche formative del territorio. Questo progetto ha come finalità primaria, ed è rivolto all'alberghiero, quella di una rivalutazione del pesce povero, del pesce e della pesca a miglio zero, e anche del prodotto dell'acquacultura, perché non solo per le proprietà nutritive fondanti della dieta mediterranea, ma anche perché come finalità
finalità a più vasto raggio, a quello del rispetto del Mare Nostrum e dei tempi di rigenerazione per una politica ambientale marina più sostenibile. Sono presenti oggi il biologo dottor Gioacchino Buono, la nutrizionista dottoressa Angela Asaro e la rappresentante l'esperta marketing Amalia Asaro, che ci illustreranno le diverse prospettive di come utilizzare il pesce azzurro, che è il protagonista di questo nostro progetto. Si spera con questo progetto di modificare le abitudini, gli stili di vita e il modo di approcciarsi al pesce e al mare in genere di tutto il territorio. Inizieranno oggi i lavori di ripristino dell'impianto antincendio del plesso Pirandello e quelli di manutenzione straordinaria dei bagni della palestra dell'Istituto Bosco, avviati dall'amministrazione comunale di Campobello di Mazara con i contributi stanziati dal Ministero dell'Interno per la messa in sicurezza del patrimonio comunale nell'ambito della legge di bilancio 145 del 2018. Nell'ambito di tale decreto il Comune di Campobello ha infatti ottenuto il contributo di 100.000 euro, somma che la Giunta, con deliberazione 74 del 16 aprile scorso, ha deciso di destinare alla messa in sicurezza degli impianti dei due edifici scolastici. Gli enti siciliani saranno tenuti a pubblicare nella sezione trasparenza dei propri siti istituzionali i dati del personale assunto dai loro fornitori, cioè le aziende che forniscono beni o erogano servizi pubblici. Lo prevede l'articolo 34 della legge disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa approvata ieri pomeriggio dall'ARS. L'articolo è stato proposto dal Movimento 5 Stelle attraverso un emendamento. Allora ci fermiamo per un momento pubblicitario. Anche il Parco Nazionale dell'Isola di Pantelleria è destinatario del modello presentato in prefettura per la prevenzione degli incendi boschivi. L'ufficio di governo con l'ispettorato dipartimentale delle foreste, l'assessorato regionale al territorio, il Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani, il 37esimo Stormo dell'Aeronautica di Birgi e l'82esimo Centro CISA hanno firmato un protocollo per la prevenzione e la repressione degli incendi in Sicilia. Il documento, che avrà la durata di un anno, avvia un modello operativo di intervento che coniuga competenze e attività fra gli enti coordinati e raccordati dalla Prefettura trapanese in caso di emergenza. L'obiettivo, si legge in una nota, è quello di evitare la distruzione del patrimonio boschivo e tutelare l'incolumità della popolazione attraverso l'intervento sinergico e di collaborazione per garantire la tutela del patrimonio ambientale. Alla firma del protocollo ha presenziato il direttore del Parco Nazionale Isola di Pantelleria. Parliamo adesso dell'aeroporto di Birgi. Un vertice si è tenuto ieri con il presidente della regione Musumi. Ci sentiamo. Giornata importante ieri a Palermo per il presente e il futuro dell'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi. Prima a Palazzo d'Orleans si è insediato il Comitato Tecnico Istituzionale Consultivo nominato e coordinato dal Presidente della Regione Nello Musumeci per individuare le possibili strategie di rilancio dell'aeroporto trapanese. Un'occasione per il Governatore di ascoltare vari componenti del Comitato in vista del confronto tra l'AIRGEST e la GESAP, ovvero le due società che gestiscono rispettivamente lo scalo aeroportuale di Trapani e Palermo, con all'ordine del giorno le possibili sinergie tra i due aeroporti. Confronto che si è tenuto poco dopo l'insediamento del Comitato, sempre a Palazzo d'Orleans, e nel corso del quale, fanno sapere dalla Regione, è emersa la necessità e la volontà di creare da subito sinergie commerciali tra GESAP e AIRGEST allo scopo di incrementare il flusso dei passeggeri dello scalo di Birgi. Presente alla riunione il sindaco di Palermo Leo Luca Orlando, gli assessori regionali all'economia Gaetano Armao e alle infrastrutture Marco Falcone, i vertici della GESAP Tullio Giuffre e Giovanni Scalia e dell'AIRGEST Paolo Angius e Michele Bufo, nonché il consulente del presidente della regione Vito Riggio. Numerosi temi trattati nel corso del confronto, con particolare riferimento alla necessità di razionalizzare e semplificare il sistema aeroportuale dell'isola. Il presidente Musumeci ha evidenziato l'importanza di lavorare
lavorare anche in uno spirito di solidarietà per determinare un rilancio dello scalo trapanese dopo la grave crisi che da qualche anno ha colpito l'aeroporto a causa di scelte gestionali e politiche assai discutibili. Si tratta, ha sottolineato il governatore, di un primo ma necessario passaggio per consentire a entrambe le società di gestione di valutare le ulteriori iniziative da adottare. Allo stesso modo Orlando ha rappresentato la disponibilità al dialogo per avviare una collaborazione tra le due società, rappresentando questa una risorsa per tutto il territorio. GESAP e Airgest torneranno a incontrarsi il 22 maggio alla presenza di Riggio per individuare le possibili iniziative comuni, mentre Musumeci e Falcone hanno ribadito la disponibilità del governo regionale a liberalizzare il trasporto turistico su gomma da e per i porti e gli aeroporti dell'isola. Verrà presentato lunedì prossimo, nel corso di una conferenza stampa, il piano di zona del distretto sociosanitario 52 Marsala Petrosino. L'incontro aperto alla cittadinanza si terrà a partire da mezzogiorno nella sede distrettuale di Marsala in via Falcone. Il piano è stato redatto ai sensi della legge 328 del 2000. Domani alle 10 ci sarà l'inaugurazione della rotatoria realizzata dal Comune di Alcamo nell'area di intersezione stradale tra Corso Generale Medici e la Statale 113. Siamo molto soddisfatti perché finalmente si iniziano a raccogliere frutti del nostro lavoro, hanno dichiarato il sindaco Surdi e il vice sindaco Ferro. Quest'opera è un esempio di quello che intendiamo realizzare per quanto riguarda i lavori pubblici e in particolare le strade della nostra Alcamo, prosegue la nota. Vogliamo una città sicura, ordinata e riqualificata in tutti i suoi spazi, soprattutto quelli che sono all'ingresso della città, che costituiscono un biglietto da visita non solo per chi viene da fuori, ma per tutta la comunità, hanno proseguito il sindaco e il vice sindaco. Criticità degli enti locali, Lanci Sicilia ha chiesto un confronto con il governo regionale, il servizio. Un nuovo confronto per continuare il dialogo avviato lo scorso 20 dicembre sulle principali criticità dei comuni si svolgerà dopo le elezioni europee ed è stato concordato tra l'Anci Sicilia e il presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Secondo l'associazione dei comuni siciliani presieduta da Luca Orlando c'è ancora da fare un ultimo sforzo perché il governo nazionale possa eliminare le discriminazioni subite dalle ex province dell'isola anche e soprattutto attraverso un'azione unitaria condivisa tra regione siciliana e autonomie locali. Durante la conferenza regione autonomie locali svoltasi ieri mattina, l'Anci Sicilia ha espresso la propria posizione sul riparto dei fondi dei comuni. In particolare l'Anci Sicilia ha condizionato il proprio parere favorevole allo sblocco dei 23 milioni potenzialmente destinati al fondo pensioni. Si tratta di risorse che non verranno ancora erogate ai comuni, il cui effettivo riparto rappresenta l'unica garanzia per evitare che rispetto al 2018 vi sia una riduzione dei trasferimenti. L'Anci Sicilia nell'evidenziare che permangono profondi elementi di sperequazione sia all'interno delle medesime fasce demografiche sia tra diverse fasce demografiche, ha richiesto l'avvio di un confronto per riesaminare complessivamente i criteri in atto previsti anche attraverso la necessaria revisione dell'attuale quadro normativo. L'amministrazione comunale di Alcamo, presieduta dal sindaco Domenico Surdi, ha approvato il progetto per sistemare e mettere in sicurezza la via Allegrezza per un importo complessivo di 80.000 euro. Interverremo rapidamente con asfalto in modo da rendere agevolmente percorribile la via Allegrezza, oggi unico percorso alternativo per mettere in comunicazione i residenti della periferia e i fondi agricoli ubicati lungo la via per Campo Reale, ha dichiarato il vice sindaco Vittorio Ferro. A tal proposito ricorda che il progetto per rifare via per Campo Reale, interrotta a seguito della frana del mese di gennaio, è stato definito già da tempo ed è in attesa di finanziamento da parte del Ministero dell'Ambiente. E con questa nota siamo arrivati al termine del TG Vallo. Grazie per averci seguito, arrivederci.